Good morning, buongiorno, hello. Allora, oggi il tema è connettere a se stessi. So today's theme is connecting to ourselves. We could say, I am connected to myself, of course I'm connected to myself. Potremmo dire, sono connesso a me stesso, certamente sono connesso a me stesso. Però a volte siamo molto presi delle cose, siamo presi di là, siamo presi di qua, e non sentiamo bene noi stessi più. So sometimes we are caught up with things over there, we're caught up with things over there, and we sort of lose ourselves in the middle of all this. Quindi connettere se stessi uguale anche centrarsi, essere presenti, tutte queste cose così. So connecting to ourselves is also like, it's the same as saying being present, and it's also the same as being centered. So, però c'è una sfumatura leggermente diversa, questa di connettere a se stessi. There's just a slight subtlety when we think more about connecting to ourselves. Allora, per connettere a noi stessi possiamo arrivarci in tante maniere, no? Uno è proprio di rallentare, di finalmente sentirsi, sentire il respiro, sentire le emozioni, sentire le sensazioni, osservare senza giudicare, senza attribuire. So one way of connecting to ourselves, there are many ways of connecting to ourselves. One way is to really slow down, feel how we are, feel how the body is, feel how our emotions are, how our feelings are, listening to the breath, just watching everything as if it was somehow like a laboratory where we're just we are passive observers, observing everything. Come se fosse tutto un grande osservatorio, laboratorio, dove osserviamo tutto quello che sta succedendo. Più siamo centrati, più siamo stabili, meno presi da botte a sinistra, a destra. Possiamo avere spazio per lasciare andare le cose. So the more I'm connected to myself, the less I am like a blade of grass in the wind that goes from one side to the other, and I am more open to interact with the situation. So sono più aperto a interagire con la situazione quando più che sono centrati. Già che ne parliamo di connettere a noi stessi, già siamo un po' più connessi a noi stessi. A volte no, nell'India lavorano molto sull'opposto, quindi l'opposto vuol dire essere disconnessi con noi stessi. Cosa significa essere disconnessi con noi stessi? Siamo un po' disconnessi ora, quindi dobbiamo riconnetterci un po'. So on the other side now of being connected to ourselves is disconnected. So what does disconnected mean? When am I disconnected? What brings me out of being connected to myself? Just thoughts, ok? Sono giusto delle riflessioni, quindi torniamo a noi stessi, facciamo una pratica. Con questo punto di concentrazione oggi. So we're going to do a practice today with this thought of reconnecting to ourselves. So before we do any movement or anything, which is also a good way of reconnecting to ourselves, prima che facciamo dei movimenti, che è sempre un buon modo per riconnettere a noi stessi, sentiamo come stiamo su tanti livelli, cioè cosa sta muovendo in me in questo momento. So what is it, what is going on, what is moving in me, what do I feel, what is happening. So forse ci aiuta un po' a sentirci chiudendo gli occhi e un po' togliendo gli stimoli esterni per sentirci di più, però non è necessario, però è buono stare dritti un po' con la schiena, così le cose scorrono di più. So just to listen to ourselves and check in with ourselves, how are we? We can close our eyes if that helps us, it might well help us because it reduces external input, and just feeling without saying good or bad, senza attribuire bene e male, sentiamo come stiamo, siamo molto onesti con noi stessi, cosa c'è in questo momento, ok? Benissimo, allora chiudiamo, sentiamo bene i piedi per terra, so feeling our feet grounded on the floor, take a deep breath, giusto un minuto, just 1 minute, just checking in, how am I this morning? Bene, benissimo, very good. È un po' una via del guerriero, cioè nel senso che sento delle cose, mi vengono in mente delle attività che vorrei fare, che rimando, e quindi quando li sento magari c'è un'indicazione chiara, dovrei andare a fare questa cosa qui, e poi dopo mi sento meglio, però ci fanno paura queste cose, se no le avremmo già fatti, no? So when we start looking into ourselves, this is a bit like of a warrior's way, because we start to see things that indicate an action to take, no? It could be phoning somebody, it could be doing something, and they're nearly always things that we don't really want to do, that we just sort of postpone, but these take up a lot of energy, so this is already like a thing to act on, no? So it's not just listening to ourselves, it's acting on what we feel as well. Quindi non è solo ascoltarci, è anche agire di conseguenza, però adesso vogliamo comunque ascoltarci di più. Quindi ora mettiamo una mano qui e uno qui, e ci entriamo un momento sul respiro. So we're just gonna center ourselves onto our breathing a moment. Allunghiamo anche un po' del respiro, quindi esplorare in su. So it's going to lengthen our breath a little bit more, so when we breathe in, raises up. Bene. Questo particolare momento c'è molta ansia e paura, vogliamo sciogliere il più possibile questo. So in this particular moment there's lots of angst, anxiety and fear, so we just want to let this go a little bit, and there's this beautiful book, Feel the Fear and Do It Anyway, c'è un libro molto bello, Sentire la paura e farlo lo stesso. Ed è questo l'invito, di sentire quella che ci trattiene e comunque di fare l'azione, potrebbe essere fare un video online come questa, potrebbe essere tante cose. So this feeling the fear and doing it anyway, it's really the invitation of not getting stuck, no, is to carry on. So this is on all sorts of levels. We have all of us, we're all afraid of something or another. Vabbè, comunque continuiamo a praticare. Allora facciamo su e giù, così, inspirare su, espirare giù, breathing up and breathe out down. Try to connect to this area here. Proviamo a connetterci a questa zona qui. On the back. Bene. Profondo con le braccia, già siamo un po' più centrati, connessi. So, teniamo la nostra attenzione molto vicino al corpo. So we're going to keep our awareness really very close to our body. We're really bringing it back to ourselves. La portiamo a noi stessi, quindi siamo consapevoli di tutto questo spazio attorno alla pelle, all this area around the skin, in the back, around our heads. And this, already feeling this, is already making us much more connected to ourselves, to the deeper layers of our mind. Gli strati più profondi della mente. Ora facciamo questa posizione piccoli, rimanendo in asse, sentendo la colonna, il movimento parte della colonna. So we're going to make these very smooth torsions, twists, feeling really the spine which is guiding us round. So the spine brings us back, the spine which moves us out. Really inside feeling. Sentiamo le sensazioni fisiche. E rimaniamo giù, rimaniamo da una parte. So we're going to stay on one side and breathing. Sentire la connessione con i piedi, questa è una cosa molto buona di fare lo yoga seduto, così che abbiamo la possibilità di veramente scaricare tutto attraverso i piedi nella terra. So this is one great advantage of chair yoga, is that our feet are on the floor, so we can do these exercises allowing like a discharge of nervous tension through our feet into the ground. Even if we're not like on the ground, even if we're inside, it works the same. Funziona lo stesso anche se non siamo all'esterno, però all'esterno scarichiamo di più, no? Però l'altra parte, the other side. Allora, chiudiamo le gambe insieme. Bring our knees together a second because we were very wide now, which is good for the stability, but it's also like a bit of energy, just we're losing, possibly losing some energy that way. Cioè, siamo molto stabili con le gambe aperte, però c'è un po', potrebbe essere un po' una perdita di energia così, quindi adesso raccogliamo un po' di energia, mettiamo le gambe insieme e mettiamo gomiti e mani insieme così, un po' davanti così, sentire la connessione tra le mani e sentire tra le ginocchia, so feeling the connection between the hands and between the knees. Chiudiamo gli occhi, respirare un momento. E giù, crociamo e incrociamo, so crossing our knees and crossing our hands, sitting up straight, raddrizziamo la schiena e respiriamo qua così, sentirsi connessi a se stessi, so we're really feeling an even stronger connection to ourselves now. Chiudiamo gli occhi, close our eyes. Breathe, respiriamo. Dolcemente cambio, very gently change sides. Se vogliamo il braccio opposto, le ginocchia in alto. So if we want it, the opposite arm is on top. E respirare. Tornare, e giù. Cambiamo, change the other side. piano su e giù. Lasciare la testa, so really relaxing the head down. Piano piano tornare su. Profonda gola. Chiudiamo un momento gli occhi, sentire quanto siamo già un po' più connessi a noi stessi. So closing eyes a moment, just feeling how much more we are connected to ourselves and what that might mean, cosa potrebbe significare per noi. Bene, è una connessione che vorrebbe andare oltre questa radio che abbiamo in testa. So we're looking for a connection which is deeper than this radio that's going on in our minds all the time. Creating some clarity. Cerchiamo della chiarezza in tutto questo. Bene, stand up, let's get up. È un po' che non la facciamo un giro attorno alla sedia. Let's just walk around the chair very loosely. Sciolti, camminiamo intorno alla sedia. E l'altra direzione. Facciamo anche una camminata un po', non lo so, un po' strambo. So do a bit of a strange walk if you like. Importante ogni tanto tirare fuori una parte di noi un po' strambo. It's important to get out like a funny bit of us every now and again. It's what makes us unique. È quello che ci rende unici, siamo tutti un po' strani, tutti. Ok, forse, vabbè, lascia stare. Ok, there you go. Chair tree. L'albero sedia. Questa sedia era un albero una volta, il legno. So this chair was a tree once. We're doing a tree on something that was a tree. Tornare the other side. One leg up on the chair, very gently come forwards. Allunghiamo un po' la parte dietro, piano, dolcemente, respirando. Sentite qua che un po' allunga. The feeling this part here, which sort of comes forward a little bit. Piano, piano, very slowly. Change. Benissimo. Allunghiamo il polpaccio dietro, so we're stretching our calf muscle in the back here. Okay, then triangle pose. Cambiamo mani, ok, quello è un po' intenso, that's a bit more intense, so first of all, calf in the back there, prima il polpaccio dietro, sentire che si allunga, il tallone va giù, poi stesso braccio, stessa gamba, questo si allunga in su così. E piano cambio. Giù. And down again. Andiamo giù a rilassare il collo, la schiena, respirare nella pancia, respirare nella schiena. Lasciare la testa andare, lasciare le spalle, rilassare tutto. Just letting go of everything, relaxing everything, the head, the shoulders, arms. Piano piano tornare su, profonda. Stranamente una delle cose che ci fa più paura è andare a, come dire, a chiedere aiuto, a chiedere consigli, esporsi, fa vedere che abbiamo bisogno di una mano, non ci piace avere debiti con nessuno, però i debiti è quello, come dire, i debiti. Sì, i debiti è quello che ci tiene unite poi infine come comunità. Quindi io faccio fatica a chiedere aiuto alle persone, perché sono condizionato così. Siamo tutti condizionati così. So what I'm saying is, one of the things strangely we're afraid of is reaching out and asking for help, and reaching out with our love as well, reaching out with our affections and expressing ourselves, expressing our needs, asking for help, all these things. Vabbè, non voglio fare troppo. Facciamo Nadi shodana ora. Già ci sentiamo più connessi con noi stessi, no? Sì, we already feel much more connected to ourselves, right? Nadi shodana, middle and index finger on the palm of the hand like this, Vishnu mudra, and then just espirare sinistra, breathe out left. Breathe in left, close, breathe out right, breathe in right, e questa dovrebbe diventare una danza, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, e questo ci porta molto in profondità, quindi la facciamo qualche minuto, molto sottile. So we're just going to do a couple of minutes of this, really subtly, quietly, the breath long. If we can, let's do 6-9, which means I breathe in 6, I breathe out 9. E così via, espiro 9, inspiro 6. Piano piano sospendiamo, so slowly coming to still, sentire gli effetti su tutto quanto il corpo, feeling effects from the whole system. Recitiamo 3 ohm al cuore, so it's like 3 ohms in our heart center, feeling the vibration and bringing us even more centered. Sentiamo la vibrazione che ci porta a essere ancora più centrati qui. Bene, noi siamo molto proiettati fuori, molto, e lo yoga vorrebbe invertire questo, che non siamo tutto fuori, ma torniamo un po' noi stessi. So yoga is like really, no, not yoga, we are really projected out there, you know, we're really identified with all the objects around us, and yoga wants to turn this around, to bring us back to ourselves. So, spero che ci sentiamo tutti più connessi con noi stessi. I hope we all feel much more connected to ourselves, e che ci fa riflettere su questo tema, e ci fa ricordare anche oggi, nei prossimi giorni, di richiamarci a noi stessi un po' di più. So I hope this has made us more connected to ourselves and gives us food to think about today and in the next week, and to observe what we can do to keep this connection to ourselves and not just let it go totally immediately. È qualcosa che bisogna coltivare, dobbiamo coltivarlo. So this is something we have to cultivate, but it's a key, it's an important key, è una chiave importante questa. Quindi buona giornata a tutti quanti, è luglio, siamo in vacanza, no, non siamo tutti in vacanza, però abbiamo tempo, abbiamo la possibilità di andare a fare le cose anche un po' più lenti, e questo ci aiuta anche a essere più connessi, fare le cose un po' più lenti. So it's almost holiday time, so we can really take our time to do everything a bit slower, and we go each at our own pace. So I always love to hear from you guys, mi piace sempre sentirvi, come è stata questa pratica, e buona giornata a tutti quanti. So have an amazing day everybody!